all'interno di un regolamento gli incentivi, cioè un regolamento non ha non è deputato ad accogliere incentivi che non siano chiaramente di carattere urbanistico. Quindi se noi escludiamo le volumetrie premiali che dovrebbero essere inserite sia nel regolamento sia nel piano strutturale che regolamento urbanistico, altri tipi di incentivi hanno luogo, trovano possibilità di essere scritti in altri tipi, in altri regolamenti o in delibere di carattere non urbanistico. Mi spiego meglio. Se questa amministrazione ha sempre escluso il poter dare volumetrie premiali come incentivo all'edilizia sociale, come incentivo al raggiungimento di un certo quid. Perché? Perché la volumetria premiale è di difficile gestione e controllo. Se noi dovessimo inserire una norma di questo genere, dovremmo partire non dal regolamento urbanistico, ma dal piano strutturale, inserendo la forbice all'interno del piano strutturale, cioè si varia da A a B. Si fa se non fa niente, si fa B dedichi parte dell'edificazione all'edilizia sociale, e all'interno del fabbisogno del quantitativo massimo sostenibile dal territorio va inserito il quantitativo B, ovvero il punto massimo della forbice. Per questa ragione l'ufficio propone di non accogliere l'osservazione presentata. Grazie ingegnere, ci sono interventi? Prego consigliere Petrillo. Io mi fido di quello che dice l'ingegnere, quindi io non so se per legge non è possibile prevedere che il regolamento urbanistico preveda quali siano gli incentivi, però magari per chiarezza un regolamento ad hoc, un qualcosa che spieghi e che chiarisca meglio i termini di questo tipo di incentivo forse sarebbe opportuno. Poi se la legge ci impedisce di scrivere il regolamento urbanistico è un altro conto, insomma. Quello che non ci convince, abbiamo già avuto modo di dirlo, è la quota oltre il quale scatta l'incentivo nei piani attuativi, perché riteniamo che la quota del 10% sia il minimo sindacale, diciamo così, perché un piano attuativo di 10 appartamenti, se chi il costruttore gli basta dedicare uno di quei 10 appartamenti ad edilizia residenziale pubblica, automaticamente scatta gli incentivi. Io ricordo che i comuni limitrofi, quindi i comuni del circondario Imprese Valdezza, hanno quasi tutti una soglia ben più alta, mi pare quello che a meno mi pare abbia il 20%, quindi su 10 sarebbe 2. Ci sono altri comuni che addirittura arrivano alla soglia del 30, io mi ricordo l'esempio che citammo nella scorsa legislatura riguardo a questo aspetto, il comune di Cusano Minalino, che non è un comune amministrato dalla giunta di centrodestra, ha una soglia del 40%, oltre il quale fa scattare gli incentivi. Credo sia una scelta giusta, perché comunque chi poi si trova a fare un piano attuativo, se gli interessano questo tipo di incentivi, se in qualche modo gli interessano delle particolari agevolazioni, insomma, che paghi dazio in termini di utilità sociale. E quindi riteniamo che la quota del 10% sia proprio abbastanza irrisoria e non sia un segnale riguardo ad un aspetto come l'emergenza abitativa, che secondo noi dovrebbe avere un'attenzione maggiore soprattutto da parte di un'amministrazione centro-sinistra. Ripeto, ci sono amministrazioni centrodestra che hanno ben più sensibilità di quella che abbiamo noi, quindi vorremmo e auspichiamo che in futuro si vada in una direzione che vada ad aumentare la sensibilità su questo tema. In merito all'osservazione ci asteniamo perché secondo noi ci potevano essere altri modi per chiarire una norma che comunque poteva avere delle ricadute positive nonostante la quota, perché magari uno che ha ben chiaro quali sono i tipi di incentivi eccetera, se non lo si può mettere nel regolamento urbanistico, però lo si può mettere sicuramente in qualche altro tipo di documento, però chi
ha in qualche modo ben chiaro quali siano questi tipi di incentivi, probabilmente è anche più, scusate il gioco di parole, incentivato a fare in modo di arrivare a quegli incentivi. Quindi una maggiore chiarezza ci poteva stare, sicuramente ci poteva stare una quota, una sensibilità maggiore verso questo tipo di problemi. Grazie consigliere Petrillo, ci sono altri interventi? Prego consigliere Bini. Intervengo su questo punto perché oltre al quanto che era nel, diciamo, contemplato nell'intervento che faceva il consigliere Petrillo, c'è anche un problema del come, nel senso che come dire, su questo punto è stato anche oggetto di una discussione programmatica abbastanza serrata tra i comunisti e la sinistra e il Partito Democratico, perché noi sostenevamo che oltre al fatto che il 10% è poco, per i motivi che diceva Sandro, che probabilmente, come dire, non è neanche, come dire, minimamente tangenziale rispetto a quella che è l'esigenza del territorio, il fatto di qualunque cosa che noi inseriamo come premiale nei confronti del privato rischia semplicemente di non essere fatto, perché il privato ha l'interesse a non farlo, anche non beneficiando degli incentivi, piuttosto di non avere, come dire, obblighi sociali o convenzionati con l'amministrazione. Quindi noi ritenevamo che fosse necessario invece introdurre, lo dico per ricordarlo a chi magari non ha seguito quei passaggi, anche perché alcuni non sono stati pubblici, noi ritenevamo di inserire l'obbligo nella norma che stiamo discutendo, nella fattispecie nell'adozione della variante urbanistica, evidentemente non nelle osservazioni, l'obbligo di edilizia residenziale pubblica all'interno, quindi edilizia sociale, all'interno delle costruzioni private di nuova edificazione o di recupero per evidentemente volumetrie che non fossero, come dire, minime, perché è evidente che se uno costruisce un appartamento non è che ti può dare una porzione dell'appartamento, è evidente che ci saranno altri meccanismi, evidente. Però laddove si realizzavano tot numero di appartamenti, poniamo 10 appartamenti, uno fosse destinato a edilizia sociale, cioè divenisse di proprietà del comune, perché noi sappiamo che l'edilizia residenziale pubblica è di fatto bloccata perché non ci sono fondi a livello nazionale e, come dire, con quello che fa la regione poco si può fare per rispondere ai bisogni del territorio, e io credo che l'unico modo sia andare in questa direzione, cioè o noi si obbliga il privato quando costruisce, visto che il privato ha, come dire, un ampio profitto nel settore immobiliare, o si obbliga il privato a, come dire, privarsi di una parte del suo profitto, nella fattispecie la rendita fondiaria piuttosto che di profitto, mi pare si debba parlare, oppure si rimane con un bisogno insoddisfatto del territorio. Dico questo perché secondo me la logica premiale è una logica non risponde ai bisogni della domanda di edilizia residenziale pubblica o di edilizia sociale o di edilizia convenzionata, di si vuole, perché credo che la logica premiale, appunto, il privato preferisca non costruire anche senza avere, appunto, nessun incentivo, piuttosto che non avere, appunto, vincoli, oneri e magari, come dire, famiglie anche con difficoltà trapiedi magari in un sito privilegiato, in un sito, non mi viene la parola, che sia qualitativamente, come dire, di edilizia qualitativamente alta. Evidentemente probabilmente il privato che costruisce non ha nessun interesse a avere, appunto, né vincoli rispetto all'amministrazione né magari, appunto, famiglia con problemi lì dentro, e quindi preferisce non ricorrere agli incentivi, non avere nessun beneficio nel costruire, però non avere neanche, non dover garantire quote di edilizia sociale o convenzionale. Quindi noi riteniamo che questo sia, appunto, insoddisfacente per rispondere alla domanda del territorio. Per questi motivi e per i motivi che diceva Sandro ci asterremo. Grazie consigliere Bini, ci sono altri interventi? Quindi non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, scrutatori, quanti sono i votanti? No, Baroncelli è uscito. Polo, ma che Baroncelli è Polo? 28 votanti. Allora metto in votazione l'osservazione numero 49. Quanti sono i favorevoli?
Sono 17? 18 favorevoli.